Si è svolto presso l'Università di Teramo il convegno dal titolo Il sistema agroalimentare in Abruzzo, una lettura attraverso il rapporto 2018, resoconto coordinato e pubblicato dal Polo Agire edito dalla Franco Angeli, un volume che al suo interno racchiude un'analisi dei diversi comparti del complesso sistema agroalimentare regionale e vuole rappresentare un'utile base conoscitiva per adottare le necessarie misure per favorire lo sviluppo e la crescita nei prossimi anni. Un elaborato molto complesso che ha visto la partecipazione delle principali istituzioni di ricerca e scientifiche della nostra regione e ha composto un'analisi del comparto agroalimentare che riguarda tutti i settori, tutti gli aspetti, quindi un'analisi a tutto tondo di un comparto che certamente dà un contributo notevole all'economia regionale, sia in termini di occupazione, sia in termini di valore aggiunto, sia in termini di strategie di presenza sul mercato, nonché sul campo internazionale, laddove i nostri prodotti vengono portati, e quindi è un'immagine complessiva dell'Italia e dell'Abruzzo. L'Abruzzo certamente ha un peso del settore agroalimentare rispetto al dato nazionale più consistente, cioè il rapporto fra il manifatturiero e l'agroalimentare a favore dell'agroalimentare, sia in termini di occupazione che di fatturato complessivo. Quindi si tratta di un settore pesante per l'economia regionale ed è un settore strategico per le politiche di intervento nei prossimi anni al fine di poter aumentare la ricchezza prodotto, ma anche la presenza sul mercato.